Vangelo di Marco, capitolo 4, dal verso 35 al verso 41. Gloria al nome del Signore. A Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra obbedienza. Cosa rispondiamo? Ora, in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così come egli era, nella barca. Con lui c'erano altre barchette. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi periamo?» Ed egli destato si sgridò il vento e disse al mare: «Taci e calmati!» E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: «Perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede?» Ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra loro: «Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono?» È un passaggio che conosciamo tutti quanti e viene riproposto ogni tanto. La parola di Dio è sempre la stessa. Abbiamo notato sempre che per lo Spirito Santo c'è sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che comunica
alla nostra vita spirituale, al nostro spirito. Sì, perché noi abbiamo comunione con Dio, soprattutto con la parte più preziosa che Dio ha creato e ha posto nell'essere umano, che è lo spirito umano. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Molti queste cose non le contemplano, non le ricevono neanche, ma la parola di Dio ne parla molto chiaramente. Noi siamo fatti di corpo, anima e spirito. Lo spirito è la parte che colloquia con Dio, è quella che riceve una maggiore intimità nel momento stesso che Dio è ricevuto, nel momento stesso che Dio è accettato, nel momento stesso che c'è una sincerità di cuore. Beh, cari fratelli, noi sappiamo che la parola di Dio è il cibo per l'anima, e l'anima fa capo anche alla nostra intelligenza, ma soprattutto poi ha un deposito spiritualmente naturale, che è appunto lo spirito umano. D'altronde, avete notato quante volte, mentre magari siamo in un momento di meditazione, o un momento di comunione, un momento anche di afflizione, la parola di Dio esce spontanea, arriva alla nostra mente, ricordiamo dei passaggi biblici, ricordiamo una promessa del Signore, ricordiamo qualche cosa che ci rallegra al momento opportuno. Questo perché? Perché questa è una parte della verità che lo Spirito di Dio dimora nella nostra vita. Amen. Noi auspicheremo che Dio dimorasse nella vita di tutte le persone. Quante volte abbiamo ripetuto e ripetiamo all'unisono che ancora che Dio ha fatto questo e ha dato la vita del suo figliolo per tutta l'umanità. Dio vorrebbe che tutta l'umanità fosse salvata. Ma il passaggio che ci viene in questo momento, questo passaggio che abbiamo letto, richiama la mia attenzione a tante realtà. Realtà che riguardano ognuno di noi, realtà che riguardano la nostra vita. Sì, abbiamo parlato, sembra un raccontino. Molti leggono il Vangelo come se fosse un racconto. Il racconto di Gesù che calma la tempesta. Non è così per noi. Non è il racconto di Gesù che calma la tempesta, ma è una testimonianza della realtà che Gesù calmò e calma ogni tempesta. Mi arriva sempre quel cantico, la tempesta non temere, resta tranquillo. Diceva il cantico, Gesù verrà, e io dico, Gesù è già qua. Lo dico, ho sempre variato, ho cambiato. Beh, vogliamo analizzare questa meditazione, vogliamo farne frutto, vogliamo soprattutto ricevere la parola rema di Dio, vogliamo riceverla per la nostra vita, per quelle che sono le difficoltà, perché la parola di Dio ha anche un compito specifico, quello di consolare la nostra esistenza. Dio vuole consolare il nostro cuore, e dobbiamo dire la verità. Quale consolazione c'è al di fuori della comunione con Dio? Quale consolazione? Il divertimento? Il divertimento è consolazione? Il divertimento, come l'alcol e altre cose, è stordimento dei sensi, ma non è consolazione. Perché ad ogni risveglio di quella situazione dobbiamo dire che l'afflizione, il problema, diventa sempre più grande, sempre più doloroso, ma ci consoliamo nella presenza del Signore. La parola di Dio dà conforto. D'altronde lo Spirito Santo, che abbiamo detto e lo dice la Scrittura, il vicario di Gesù Cristo, viene chiamato il Consolatore. E il Consolatore è nel nostro cuore, in mezzo di noi, è vicino ai nostri amici ancora che seguono con un cuore sincero questo programma, che Dio voglia benedire ogni cuore ancora in questo momento. Alleluia. Bene, ci troviamo all'inizio, ovviamente, del ministero di Cristo e all'inizio di questi discepoli, che notoriamente una buona parte di essi faceva un mestiere abbastanza difficile in tutti i tempi, difficile anche in questi tempi. Ogni tanto ci sono cattive notizie, vero? Il mare è sempre qualcosa di impenetrabile, di pericoloso per la vita degli uomini, soprattutto quando non è una tavola. Soprattutto quando è agitato, e molte volte è agitato in una maniera veramente paurosa. Io a volte penso a tutti quei traghetti che la notte fanno spola dalla Sicilia verso il continente, oppure verso quello che è la zona dell'Albania, questi traghetti che vanno avanti e indietro, che devono navigare a tutti i costi, che devono andare e devono andare avanti e indietro. E quante volte dico, Signore, guardali. Guarda questa gente, queste persone che
devono affrontare il mare per lavoro, per mestiere, non possono permettersi di poter dire questa notte non si va, a meno che non ci siano situazioni proprio catastrofiche, ma molte volte camminano, navigano in queste acque tumultuose, è sempre un'avventura. Il mare attira da una parte, è bello da una parte, ma è pauroso dall'altra. E io sono uno di quelli che non sono troppo tranquillo per mare, forse sono più tranquillo per cielo. Quando viaggio in aereo, anche lì mi direte, sì, anche lì le situazioni sono quelle che sono. Ma qui ci troviamo in una barca da pescatori, una piccola imbarcazione. Forse più piccola di quelle che portano tanti clandestini sulle nostre zone, vero? Ogni giorno ascoltiamo che arrivano barconi, a volte non arrivano proprio. A volte una parte degli occupanti arriva, un'altra parte non arriva. E sentiamo anche le diatribe uno con l'altro. Non è giusto che vengano, non devono venire. Poi ci sono che invece... non pensiamo tante volte che siamo più privilegiati perché magari siamo nati in una nazione che con tutte le difficoltà ci permette di vivere in una certa maniera. Com'è facile a chi ha la pancia piena poter dettare leggi e cose. Ma com'è bello per i cristiani avere un cuore sensibile e capire che tutta l'umanità è creazione di Dio e Dio ha creato gli uomini alla stessa maniera e alla stessa maniera dovrebbero avere i diritti, ma il peccato è quello che ha stabilito che chi c'ha e c'ha troppo e chi non ha e o non ha niente. Gloria al nome del Signore, ma non è questo il tema che vogliamo affrontare assolutamente, lo lasciamo ai politici che non lo risolveranno mai. Perché non vanno risolte queste cose con la mente, vanno risolte col cuore e con la mente. Gloria al nome del Signore. Ma vogliamo meditare di questo passaggio. Che succede? Gesù entra nella barca. Dall'episodio noi ci rendiamo conto che non conoscevano ancora realmente chi era Gesù. L'avevano accettato. C'erano state gloriose testimonianze, cominciando da Pietro, che rimase affascinato da quello che era l'insegnamento di Cristo, gli prestò la barca in più di un'occasione e Gesù ha predicato da quella barca e Pietro che non si aspettava mai una chiamata perché già in un'occasione ebbe un'espressione meravigliosa nel sentirsi peccatore davanti a una realtà, un uomo che sentiva di una purezza e di una santità che lui nemmeno poteva immaginare e gli ebbe a dire Signore allontanati da me perché io sono un uomo peccatore. Quella chiamata è stata meravigliosa. Pietro, gli altri, e adesso si trovano un certo numero in questa barca, stanno navigando, stanno andando verso una certa destinazione. E dice la scrittura che durante questo viaggio il mare si ingrossò, la tempesta, una brutta tempesta, cominciò a manifestarsi, ma Gesù dormiva in quella barca. La cosa che ci lascia anche un po' perplessi, è quello che questa barca a un certo momento deve affrontare queste onde, deve affrontare queste difficoltà, al punto tale però che l'acqua entra nella barca, perché la barca si riempì, non tutta, ma cominciò a riempirsi in una maniera pericolosa. Per cui questi pescatori o ex pescatori, insieme a quelli che ancora erano nella barca, e lo stesso Gesù, si sarebbero dovuto trovare tutti con i piedi bagnati, o mi sbaglio? Il minimo, no? Gesù dormiva anche con i piedi bagnati. Egli dormiva. O faceva finta di dormire. Che ne dite? Dormiva? O faceva finta di dormire? Ma l'uomo Gesù può anche dormire. Ma Gesù Dio non dorme. E non sonnecchia, dice un vecchio termine, alla Diodati. Gloria al nome del Signore. O quando dicono Dio c'è, ma che c'è bisogno di scriverlo sulle pareti che Dio c'è? Dio è! Non c'è, Dio è! Gloria al nome del Signore. È nella doppia natura del Cristo, vero uomo e vero Dio, egli è là. E questi cominciano prima a fare tutto quello che potevano fare. Immaginatevi che hanno potuto fare quei pescatori, è vero? Hanno cominciato sicuramente un qualche secchio, cercavano di buttare l'acqua fuori e queste onde che li buttavano di qua e di là al punto tale che si sono visti in pericolo, non erano in grado di poterlo affrontare e si rivolgono a Gesù.
si trova con Gesù come se fosse stato Giona. Ma Gesù non era Giona. Sì, perché dormiva Gesù. Perché anche Giona, un profeta dell'Antico Testamento, dormiva di un sonno diverso, di un sonno di disubbidienza, perché Dio gli aveva comandato ad annunciare un ravvedimento alla città di Ninive e lui aveva scelto un'altra destinazione. No, Gesù non è Giona. Gesù è il figlio di Dio. Era il figlio ed è il figlio di Dio. Ed è il Signore. Egli è il Signore, vogliamo dire. Gesù è il Signore. Soltanto Gesù è il Signore. Amen. Ha fatto finta di dormire. Doveva pur dimostrare chi egli era a questi discepoli, doveva dare pur fiducia a questi discepoli e far capire che lui non era un uomo come tutti quanti gli altri, e come si cerca di ridicolizzarlo attraverso spettacoli umani, attraverso delle brutture che si cercano di costruire a distanza di secoli sulla persona di Gesù, mettendo Gesù in condizione quasi di essere quasi reso un peccatore. No, Gesù è stato l'unico uomo perfetto e puro, perché Gesù non è nato da seme umano, vogliamo ricordarlo, che è nato da Maria Vergine per opera e virtù dello Spirito Santo, anche l'uomo Gesù. Amen. Gloria al nome del Signore. È arrivato a un certo punto, perché si rivolgono al Signore? Beh, in certo qual modo credo che questi discepoli hanno cominciato a capire che lui avesse qualche capacità, ma soprattutto forse erano indispettiti in quel momento umanamente di dire: ma come, qua stiamo morendo, ci stiamo dando da fare, è un poco come le cose della vita, quando voi fate un lavoro o qualche cosa e qualcuno sta a guardarvi magari, dice: ma io sto facendo tante di quelle cose, non ce la faccio, tu non mi dai una mano. È vero, questo avviene nelle sorelle, soprattutto le donne, quando e ci ricordiamo anche fra Marta e Maria, ci fu una certa reclama dell'altra sorella che dicevi: ma lui, questa Maria sta sempre ai tuoi piedi, sta ad ascoltare, io ho tanto da fare. È vero, è la stessa reazione. Ma come, noi stiamo qui per morire e tu dormi? E Gesù cosa fa? Si alza e, rivolto al mare e ai venti, sgrida il vento. Generalmente è il vento che provoca le tempeste. E il mare improvvisamente, immediatamente, si acquietò. La tempesta si fermò. E loro sbigottirono e cominciarono a guardarsi l'uno con l'altro. Ma chi è costui? Ma chi è costui che anche il mare e i venti ubbidiscono? Cominciarono a rendersi conto, era necessario, perché tutto coopera al bene per quelli che amano Dio. E questa realtà la sperimentavano prima questi discepoli. Dovevano rendersi conto della onnipotenza di Dio attraverso l'uomo, Dio che si era fatto uomo. Dovevano rendersi conto di tutto questo. E rimasero stupiti, però tutto questo li portò a cominciare a comprendere con chi avevano a che fare, chi era quel rabbì, quel maestro, chi era. Beh, lo sappiamo anche noi chi è. Questa men è molto. Sappiamo chi è Gesù. Sappiamo chi è Gesù. Non parlo del Gesù storico, perché Gesù storico servirebbe relativamente. È la realtà spirituale, gloriosa, divina di chi è Gesù Cristo, il Signore. E se il cristianesimo può sembrare perdente, Gesù è più che vincitore, lo è stato e lo è, e coloro che lo seguono e lo seguono saranno più che vincitori in Cristo. La vera Chiesa di Gesù Cristo è vincitrice. E la Chiesa di Gesù Cristo è fatta da anime che sono state lavate, imbiancate col sangue di Gesù e che camminano sulla via della santificazione. Sia benedetto il nome del Signore. La tempesta si calmò. E il Signore, più di un passaggio, questo è un passaggio biblico che troviamo nei Vangeli sinottici, lo troviamo quindi anche negli altri due evangelisti, ebbe a dire prima: uomini di poca fede, perché avete dubitato? O in altra maniera, come abbiamo letto, ha potuto dire: beh, dove sta la vostra fede? Io credo che questo sia un passaggio biblico importantissimo per la vita di ogni credente, di ognuno di noi. Di questi esempi sono scritti non perché dobbiamo vedere la fallacità dei
discepoli, ma per renderci conto della loro umanità, che è la nostra stessa umanità, perché quando cominciamo a far sorgere il dubbio ci opponiamo a quello che è l'opera di Dio, quando la nostra fiducia non è posta nel Signore, e allora vediamo tutte le difficoltà. E io credo che in ogni tempo, ma in questi tempi, le barchette personali, familiari, quante tempeste abbiamo, quante tempeste. Io credo che l'abbiamo quotidianamente, le tempeste. Tempeste di vario genere. Cosa intendiamo oggi per tempesta? Beh, non stiamo parlando, non siamo a mare, ma siamo nel mondo. Il mare è spiritualmente il simbolo del mondo. Cosa intendiamo quando diciamo una tempesta? Quando c'hai tribolazione, quando c'è difficoltà, quando il problema sembra irrisolvibile. E quando i problemi si accavallano e si accumulano uno sull'altro, vengono momenti in cui c'è una stanchezza. E voi vedete, quando non c'è la fede, questo peso diventa a volte insopportabile. E molti nell'errore sbagliano ancora di più. Diventa quasi insopportabile. Sono problemi a volte che affliggono la persona, affliggono le famiglie. E chi di noi è senza questi problemi? Ogni giorno dobbiamo confrontarci con una serie di problemi. Ma noi ringraziamo il Signore, vogliamo essere di testimonianza agli altri per dire che anche se sembra che Gesù dorme nella nostra barchetta, l'importante è che Gesù c'è. Perché dove c'è Gesù, quella barchetta non affonderà mai. Siete convinti? Siete convinti? Gloria al Signore, lo possiamo testimoniare con decenni che abbiamo speso nella fede, decenni in cui abbiamo visto tante e tante tempeste, ma sembra sempre che le nuove tempeste siano superiori alle vecchie, forse perché sono più fresche, forse perché le affrontiamo quotidianamente, pare che molte volte dimentichiamo tempeste ancora più grosse. Non so neanche se i marinai sanno distinguere una tempesta dall'altra, anche nel senso reale, fisico del termine. A volte sembra che questo ci vogliono sommergere, queste ondate, questa nostra barchetta personale si riempie, vuole andare a fondo. Ma che sta succedendo? Come farò? Che dirò? È lo stesso comportamento di quei discepoli che invece di svegliarlo subito cominciarono a prendere le bacinelle, chissà, qualche tipo di bacinella di metallo, buttare acqua, e hanno visto che buttavano, era più quello che entrava che quello che usciva. E questo succede quando pensiamo di poter risolvere i problemi alla nostra maniera, quando crediamo che siamo in grado di fare, di controllare, di decidere, e non ci rendiamo poi conto, poi alla fine e ci vediamo perdenti, perché poi vengono meno le forze. Ma non deve mai venire meno la nostra fede. Sì, forse stasera e questo giorno, dunque sarà predicato, la tempesta, non temere, resta tranquillo, Gesù verrà. Quante tempeste hanno? Ognuno di voi può pensarci, ma chissà quanti sono in tempesta. Io so che voi in questo momento siamo riuniti. Ogni fratello avrà i suoi problemi, ogni sorella ha i suoi problemi, ogni famiglia ha i suoi problemi. Ma quanti problemi ha già risolto il Signore nella vostra vita personale? Quanti problemi ha risolto nelle vostre famiglie? Quante famiglie che non conoscevano nemmeno il senso di essere una famiglia, oggi sono famiglie che il Signore ha benedetto? Ce ne sono qua in mezzo, vediamo, muovete un po' le mani, fatemi vedere. Beh, io credo che siamo tutti miracolati di Dio. Gloria al nome del Signore. Le prime difficoltà che troviamo sono nella società. È un discorso che in questi giorni ne fanno un po' tutti quanti. La società è malata. E l'inizio della malattia comincia nelle famiglie, che è la cellula della società. Noi vediamo che quanto affanno e quanti discorsi ascoltiamo anche dai politici che vogliono risolvere i problemi della nazione, vogliono risolvere i problemi del lavoro, vogliono risolvere tanti problemi, vogliono fare tante cose. Ma non si riesce a capire, non si riesce a mettere a fuoco che il primo problema è la famiglia. Tante cellule hanno un tumore inserito, una disgregazione. Non esiste più moralità e spiritualità. Non voglio fare il moralista, non voglio atteggiarmi a essere, perché prima io ero un peccatore, ma il Signore mi ha salvato in giovane età.
E ringrazio il Signore, anch'io ho una famiglia, i pastori hanno una famiglia, perché i servi di Dio devono avere una famiglia, come è scritto in Timoteo, perché devono conoscere le realtà, le difficoltà di allevare figli, di portare avanti il menage familiare, di portare avanti quello che è l'educazione dei figli, quello che può essere l'istruzione. Abbiamo questo dovere sacrosanto di non parlarne in teoria, ma di parlarne in pratica. E se oggi molte realtà sono negative, e se vediamo una nazione, non solo non la nostra nazione, perché vediamo che molte nazioni sono in difficoltà, perché lo sono? Lo sono perché sono troppi quelli che sono i senza Dio. Le famiglie sono disgregate. Le famiglie, sembra che non ci sia più valore. È diventata una routine, quello dei divorzi, separazioni, gente che non si sposa per niente. E tutto questo è tutto bello, tutto pacifico. Tutti quanti l'approvano, tutte le varie situazioni vengono approvate. Bastano le leggi per sistemare certe cose. E poi ti senti parlare e senti parlare tanta gente che mi sembrano che fanno loro i predicatori dalla mattina alla sera. A volte anche dei giornalisti che ho avuto occasione di ascoltare su qualche radio importante ha detto delle frottole, ma frottole pesanti, atteggiandosi a moralizzatori senza... perdendovi il senso della verità, della parola, perché non c'è conoscenza della parola. Molti ignorano la parola di Dio, e la parola di Dio è una regola, la parola di Dio è un orientamento preciso e per il quale noi possiamo ricevere il consiglio di Dio e rimanere nella volontà di Dio, e rimanendo nella volontà di Dio abbiamo la benedizione di Dio. Abbiamo bisogno di questa benedizione? Ogni giorno, perché la benedizione di Dio è quella che ci dà la risposta. È la voce di Cristo che acqueta ogni tempesta. E io in questo momento voglio dire a tutti i fratelli e sorelle, voi queste cose già le sapete, ma lo voglio dire a coloro che magari non hanno una dimestichezza, una conoscenza con questa realtà della parola, che frequentano la religione, che alla fine, sì, mia colpa, mia massima colpa, si pensa di ottemperare in questa maniera. Non è questo che chiede Cristo da noi. Dobbiamo vivere una vita normale, regolare, però... col timore di Dio, con la preghiera che ci induce a chiedere il suo aiuto, la sua assistenza ogni giorno, e di poterlo inculcare ai figli, di poter essere di esempio anche ai figli. In una famiglia comincia a mancare l'esempio di un genitore o di tutti e due genitori, mi dovete dire una cosa: cosa si pretenderà dal rimanente della famiglia? Cosa si aspetta se l'esempio di coloro che sono i genitori è un esempio pessimo, un esempio che non c'è amore, non c'è concordia, non c'è niente? Nelle nostre famiglie ringraziamo il Signore. Quando arriva Gesù c'è il collante fra il marito e la moglie, c'è un collante che non si scollera più. Non ci sono marche di collanti come quello che fa il Signore. Quando Gesù entra nel cuore, cambia i cuori del marito, della moglie, e poi provvede anche per i figli. Lo crediamo? A volte ci troviamo che abbiamo vissuto una vita magari lontani dal Signore, e ci troviamo con una famiglia già che ha tutti i problemi possibili e immaginabili. E cosa c'è da fare? Li portiamo al Signore e cominciamo ad esercitare la nostra fede. Quando Gesù fu svegliato ebbe a dire: uomini di poca fede, perché avete avuto paura? Perché avete dubitato? Perché voi avete cominciato a conoscermi? Perché avete avuto paura? Signore, sovviene alla nostra poca fede, ma la parola di Dio ci fa crescere nella fede. Che questo passaggio biblico sia un passaggio che possa ristorare il mio e il vostro cuore, perché le promesse del Signore sono grandi e meravigliose. Lui non è un Dio bugiardo, Lui è il Dio della verità. Amen. E non sono le parole dell'uomo che possono riempire e riempire il tuo cuore, è la parola di Dio, l'unica sorgente di verità. Alleluia. Ed è questo che vogliamo invogliare tutti quanti. Chissà quanti telespettatori poi sono proprio, hanno difficoltà, malattie, sono stanchi magari di vivere, insoddisfazione da tutte le parti, problemi economici, problemi di affetto. La tempesta non ha solo un nome così generico, ma è un triste contenitore di tante tristi realtà. È tempesta quando il cuore non conosce la pace. Ma com'è bello quando si può testimoniare. Vediamo se lo possiamo testimoniare tutti. Com'è? Sento pace profonda. Dove?
Non parliamo del muscolo, parliamo dello spirito. Amen. E questa pace è Gesù che calma ogni tempesta. Calma o calmava? Calma o calmava? Egli è colui che dice io sono. Egli è il Dio di ogni presente. Alleluia. Amen. Egli calma ogni tempesta. Mettiamola alla prova. Ma noi l'abbiamo fatta tante volte. Ed egli ha risposto alle nostre preghiere. Ha risposto. No, le litanie, non i piagnistei, alle nostre preghiere, per dire alle nostre richieste, alle nostre vocazioni. Noi che abbiamo e chiediamo al Signore e Lui ci risponderà, perché Lui dice chiaramente nella sua parola: cercami, mi farò trovare. Chi cerca trova, sarà aperto a chi bussa, vero o non è vero? Qual è questo rapporto? Questo rapporto fra l'uomo e Dio, qual è questo rapporto? È un rapporto che può sembrare difficile, ma è stato fatto un ponte glorioso e meraviglioso. C'è un collegamento glorioso che è Gesù Cristo, il Signore, l'unico mediatore e intercessore fra Dio e gli uomini. Ogni nostra preghiera deve essere sempre realizzata e completata. Padre, te lo chiedo nel nome di Gesù. E Gesù stesso diceva: qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Egli stesso incoraggia a volte, se siamo deboli, a essere più di uno, metterci d'accordo circa un obiettivo di preghiera. Com'è bello quando marito e moglie, vero? Nelle nostre chiese, credo che questa sia una realtà, quando marito e moglie si accordano e pregano sullo stesso soggetto. Com'è bello, vero? Con la certezza che non solo il Signore è in mezzo di loro, ma con la certezza che il Signore ascolta la preghiera sincera del proprio cuore. Amen. Vogliamo incoraggiare tanti amici, tante persone che, pur rispettose della religione, pur rispettose del Cristo, oh Gesù, sì, Gesù, lo vedono sempre sulla croce, solo sulla croce. Noi non abbiamo croci. Beh, sono chiese evangeliche che hanno il simbolo della croce come simbolo. Noi abbiamo sempre scelto di non averne questo simbolo, perché al di là del sacrificio del Cristo è uno strumento di morte che ancora, dobbiamo sapere, è inventata proprio dagli ex italiani, dai romani di quel tempo. Ma il nostro Gesù, la cosa più bella che l'Evangelo ci ha presentato, che quel Gesù che fu crocifisso, il terzo dì risuscitò ed è vivente. Amen. E quanto è bello quel verso che troviamo, che io ripeto spesso nell'Apocalisse: io sono alla porta del tuo cuore e picchio, se tu apri io entrerò da te e cenerò con te e tu con me. È un rapporto spirituale glorioso, meraviglioso. Vogliamo invitare tanti che non abbiano fatto questa esperienza di poterla iniziare a fare. Sì, magari credenti, io ho sempre creduto in Gesù, ho sempre creduto che... Ma non basta che tu hai sempre creduto, tu devi utilizzare quel tuo credere, devi ricevere quella fede che è un dono di Dio, e allora vedrai la manifestazione della mano di Dio. Avete notato, mi ha colpito ancora un verso che abbiamo letto proprio all'inizio, che Gesù entrò nella loro barca, ma in una certa maniera, è vero? E in quello stesso giorno, fattosi sera, disse: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così come egli era nella barca. Così come egli era, che sta a significare? Era un passeggero che non si aspettavano, era un passeggero che all'ultimo momento non ha preso con sé niente. Il viaggio non era certo un grande viaggio, ma soprattutto questa navigazione era ancora, e questo non l'abbiamo sottolineato, era diventata difficile anche perché era una tempesta che avveniva di sera, quando gli occhi vedono ben poco. La cosa era al massimo, possiamo dire, della pericolosità, secondo quello che sono le realtà umane. Non siamo in momenti bui in questo tempo. Chi di noi, chi di voi pensa che ci sia un futuro luminoso nella società, nel mondo, nelle nazioni? Non sentiamo parlare sempre di un'economia che non va bene, di licenziamenti, di persone che hanno sempre più difficoltà a trovarsi un impiego,
di una lotta continua per far sì che i soldi della spesa possano bastare. Adesso sembra che ci sia un ritornello. Quante aziende, quante grosse distribuzioni, dice, siamo tornati ai prezzi. È vero? Avete trovato che è vero tutto questo? Dobbiamo fare i conti con tante difficoltà. Quella finanziaria non è meno delle altre. Mi direte, ma che c'entra Gesù? Che c'entra Gesù con le tempeste finanziarie? Non ha moltiplicato i pani ai pesci Gesù due volte? Lo ha fatto o no? Non è il Signore che può benedire anche le nostre entrate? Come farà? Qualcuno potrebbe dire, ma in che maniera? Allungando l'euro? Io vi dico di più. Permettendo alle nostre tasche di non avere buchi. Siete d'accordo? Siete d'accordo? Certamente. È un momento molto difficile, i giorni che ci aspettano non saranno più facili, ma è tempo di stare sotto le ali del Signore. È tempo di ricordare che anche nello sgomento momentaneo, nel momento della difficoltà, vogliamo ricordare anche l'esempio dei due discepoli sulla via di Emmaus. Lo ricorderete questo episodio, vero? Quando Gesù era morto, ma era già risuscitato, non ancora si era dimostrato, e questi due discepoli andavano verso questo castello di Emmaus, che era una frazioncina, un paesino, possiamo dire, minuscolo, e Gesù si accostò a loro e loro non se ne accorsero. Sembrava un viandante qualsiasi. Beh, la stessa stregua che dormiva nella barca. Lui dormiva, ma non era vero che dormiva. E se ne erano quasi dimenticati anche quei discepoli inizialmente, no? Poi alla fine lo vanno a svegliare. Beh, si svegliarono anche i due discepoli della via di Emmaus. E gli si accostò e li vide turbati, li vide angosciati, preoccupati. Possiamo dire quasi distrutti. Avevano dimenticato tutte le belle promesse del Signore, avevano dimenticato tutto l'insegnamento, avevano dimenticato, perché voi non dimenticate. Non dimentichiamo anche noi troppo spesso. Sì o no? Ditemi, sì o no? La mente umana è dimentichevole. Abbiamo bisogno di ripetizione e soprattutto nel momento della prova, nel momento della tempesta siamo troppo presi da quello che è la tempesta che dimentichiamo colui che calma la tempesta. E i due discepoli, mentre camminavano strada facendo, si sentirono ammaestrati, voglio usare questo termine antico, dal Signore. Dice, ma perché siete così mesti? Ve lo ricordate questo passaggio biblico? Perché siete così tristi? Cosa vi è successo? Qualcuno direbbe, che guai avete passato? Perdonatemi, è la realtà napoletana, vero? E siamo abituati a vedere gente che quando ti vede troppo più qua, dice, ma che guai hai passato? E i guai sono appunto i problemi, le tempeste. E dissi, ma tu solo, Signore, questo Signore che lui non conosce, un Signore qualsiasi, pensavano. Tu solo non sai quello che è successo negli ultimi tempi, in questi ultimi giorni, come noi avevamo un maestro che si chiamava, quando i cristiani, io credevo, io facevo, io dicevo, ma parlate al presente perché il Signore è fedele, alleluia! Il Signore non ci lascia, non ci abbandona. Se non lo lasciamo noi, molte volte ci lamentiamo che Dio ci ha abbandonato. Dio non abbandona nessuno. Anche coloro che sbagliano davanti alla sua presenza, perché Dio è amore, lo ripeteremo infinitamente, Dio è amore, molte volte è l'uomo, il credente che abbandona il Signore, momenti in cui si distrae, si fa attirare da altre cose e quando poi vede che non c'è niente da fare, poi, Signore svegliati, Signore rispondimi, quei discepoli alla stessa maniera. Camminavano tristi, afflitti, erano anche lì all'imbrunire, era anche lì un orario particolarmente, diciamo, delicato per quello che era la luce del giorno che stava ormai declinando. E stava facendo il Signore li rincuorò. Cominciò a parlargli un'altra volta, a ricordare tutte le profezie, le cose. Non era scritto che egli doveva morire e poi risuscitare, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Ma per chi crede in un Dio morto sono parole che non servono a niente. Dio non è mai morto,
anche sulla croce non è morto Dio, morì l'uomo Gesù, ma Dio non può morire perché egli è l'Eterno. Amen. E ricorderete cosa successe quando arrivarono a quel bivio dove il Signore Gesù fece finta di proseguire e andare oltre? Cosa avvenne, fratelli e sorelle care nel Signore? Ve lo ricordate? Questi furono talmente consolati. E io spero che questa parola consoli tanti cuori anche in questo momento. Furono talmente consolati che non ne volevano fare a meno e cominciarono a dirgli... Io ho detto sempre, inconsciamente hanno detto una cosa ancora superiore a quella che volevano intendere. Signore, dove vai? Signore, come dissero? Come dire, è una preghiera bellissima. Io la sento come preghiera. Loro l'hanno detto magari inconsciamente, l'hanno detto soltanto per il significato di averlo ed averlo con loro. Signore, rimani con noi. Vogliamo dirlo insieme? Signore, rimani con noi, ancora una volta, col cuore, con fede, e vedete realizzato che la vostra tempesta si calmerà. Signore, rimani con noi, più forte, ditelo con tutto il cuore. Signore, rimani con noi. E si continuarono perché si fa sera e il giorno è già declinato. Ricorderete che il Signore rimase con loro. Rimase? Andò con loro fino nell'abitazione umile in cui dovevano andare. Poi sappiamo che al momento di consumare un pasto sicuramente freddo, un po' di pane, qualcosa, egli prese del pane. Lo benedisse, lo spezzò, in quello stesso momento i loro occhi si aprirono. È il Signore! E quando la vostra tempesta si calma, non potete non dire, è il Signore che ha calmato questa mia tempesta, è il Signore che ha risposto alla mia preghiera, è il Signore che non mi ha abbandonato, è il Signore che non mi abbandonerà, e darete sempre onore e gloria a Gesù Cristo il Signore. Amen. Amen, gloria a Dio, questo è importante. Questo passaggio biblico deve rimanere nel cuore di tutti i credenti, perché il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Diciamolo insieme, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Gloria al nome del Signore. Questa è l'esortazione e ne viene la consolazione. Voglio raccontarvi a conclusione una testimonianza breve della mia vita. Una delle tante, ovviamente. L'ho raccontato qualche altra volta tanto tempo fa. Lo voglio raccontare anche stasera, in questa riunione. Uno dei miei fratelli di 30 anni moriva improvvisamente per una malattia che aveva, una malattia che potrebbe sembrare stupida, ma non sappiamo come. Il diabete. Moriva a 30 anni nel mio letto personale. Aveva deciso di venire con me e di stare lì nel mio letto, andammo a prendere, lo portammo. Mai avrei immaginato che a 30 anni se ne andasse col Signore. E avvenne una tempesta nel mio cuore, nella mia vita, una di quelle tempeste come quella, sicuramente, che fisicamente provarono quei discepoli mentre Gesù era con loro nella barca ed era lì a dormire. Ci fu un momento in cui pareva che la mia fede saltasse per aria completamente. Un giovane di 30 anni, una moglie e una bambina, improvvisamente, senza essere preparati a niente. E io litigai spiritualmente col Signore. Durante la veglia funebre e tutti i giorni che seguirono, rimasi con perplesso. Gli dicevo, perché hai fatto questo? Perché hai permesso questo? Dove sei? Dove eri? E venne un fratello addirittura, è un fratello che disse, Remo, il Signore ci ha detto che possiamo anche far risuscitare i morti per fede. E questo fratello disse, fratello mio, non sento nel mio cuore un comando che mi dica questo. Non ci bastano poche parole per vedere e per vedere l'opera di Dio. Bisogna sentirlo nel cuore, bisogna
E io credo che anche Pietro e Giovanni, quando hanno fatto il primo miracolo, e gli altri lo sentirono da parte dello Spirito in una maniera dirompente. Ma la cosa che voglio concludere per dirvi è questa: l'afflizione fu grande. Su tutta la nostra famiglia cadde un grosso velo, un velo scuro. Immaginate, non parliamo di un uomo di 70-80 anni, parliamo di un giovane di 30 anni. La chiesa allora era molto più piccola, tutti affezionati, era entrata nel cuore di tutti. Uno strumento che Dio ha usato meravigliosamente in quel tempo, e dobbiamo dire che il Signore ha usato anche Lui per essere quelli che siamo oggi, alla gloria di Dio. Uno strumento, uno suonava la chitarra in maniera gloriosa, meravigliosa. Io ero così angosciato, così arrabbiato col Signore. Signore, perché? Mi chiedevo sempre perché, perché, perché? Ma qualche giorno successivo entravo in chiesa e mi raggiunse una parola profetica che mi disse: io ero lì, vicino a te, ma tu non mi sentivi, tu non mi vedevi, ma neanche mi ascoltavi. Tu non potevi ascoltarmi, perché il tuo peso, la tua sofferenza copriva quella che era la mia parola, quella che copriva la mia presenza. E io vi dico, fratelli e sorelle del Signore, non è vero che a volte siamo talmente presi dal problema che non sentiamo la presenza di Dio? Ma questo non dice che Dio non è presente. Dio sarà sempre vicino a noi. Lo sarà? Lo è. Se lo è, lo sarà. Se non lo è, non lo sarà. È vicino a noi? È vicino a ciascuno di noi? E allora, qualsiasi tempesta, quella sofferenza passò, anche se rimane sempre un segno nel nostro cuore. Non voglio parlare neanche di cicatrice, voglio parlare di segno. Sappiamo che tutto coopera al bene per quelli che temono il Signore. Sappiamo che non possiamo vedere oltre una certa distanza, ma che Dio può vedere in ogni distanza. Io dico spesso che dietro la curva noi non potremo vedere mai quello che c'è, ma Lui conosce la curva, delle varie curve della nostra vita. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far stare Gesù nella nostra barchetta. Amen? E che se dorme o sta sveglio, l'importante è che Lui c'è. C'è? Voi pensate che Gesù avrebbe permesso che quella barca, se anche non l'avessero chiamato, che quella barca sarebbe affondata? Lo avrebbe permesso? Non l'avrebbe permesso. Maggior ragione per cui noi sappiamo e conosciamo per la parola di Dio che Egli non cambia mai. Consoliamoci con queste parole. Utilizziamo la nostra fede, esercitiamola, e nell'esercizio della fede noi vedremo sempre di più la mano di Dio, quella mano che non si ritira, quella mano che rimane stabile, e a Lui daremo sempre onore, gloria e ubbidienza in eterno. A Dio appartiene la gloria, l'onore. Vogliamo alzarci all'impiedi, gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo pregare per le persone che ci hanno seguite. Gloria, gloria al Signore. Poi, se necessario, pregheremo per i presenti. Diamo gloria all'Eterno, alleluia. Gloria al nome di Gesù. Oh, Padre Santo, Padre Buono, veniamo a te nel nome di Gesù. Veniamo per ringraziarti, Signore, ancora per la Tua parola. Signore, continua a benedire la vita di ogni fedele, di ogni credente. Signore, accresci la fede mediante la Tua parola, affinché possiamo comprendere appieno nei momenti di travaglio, nei momenti in cui la tempesta diventa ancora più intensa, possiamo ricordare che Tu puoi calmare ogni tempesta e Tu calmerai ogni nostra tempesta, perché noi abbiamo creduto e crediamo in Te. Signore, benedici coloro che hanno ricevuto questa parola e Ti ringraziamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Tempo ho vissuto senza mai esser felice, quanto
quanto buio intorno a me. Senza un'ombra di speranza per quella mia inutile vita vivevo io così. Poi qualcuno mi ha parlato di Gesù e del suo amore. Quanta luce ora c'è, quanta luce ora c'è, che risplende intorno a me. Ora io sono pronto a morire per Cristo, mio Signore. Io lascio tutto dietro me, non c'è più posto nel mio cuore per la tristezza, solo amore regnerà. Io lascio tutto dietro me, non c'è più posto nel mio cuore per la tristezza, solo amore regnerà. La mia vita lui ho dato, per servirlo sempre più. Quanto amore ha dato a me, quanto amore ha dato a me, io che non ero degno, ora io sono pronto a morire per Cristo, mio Signore.